tedeschi, 14 anni. Arrigo Citoni, 8 anni. Mordecai Max Citone, 17 anni. Max Marie, 40 anni. Raffaele Levi, 23 anni. Giacobbe Giacomo, 13 anni. Ida Candotto, 17 anni. Rosanna Calò, 3 anni. Nada Weiss, 28 anni. Ugo Ferro, 13 anni. Guido Valobra, 7 anni. Marcello Mendes, 27 anni. Sergio Piano, 2 anni. Stare qua è vero quello che avevo sentito dire, cioè che quando vieni qui non sei nemmeno triste, proprio ti si annullano le emozioni, è strano da dire. Cioè l'unico momento in cui ho provato qualcosa è stato quando ho visto le foto. Noi studiando storia non ci rendiamo veramente conto della portata di questo evento comunque. L'atmosfera grigia che si respira qua sembra che sia tutto omologato, che sia tutto fatto per distruggere la felicità. Cioè, la memoria è nato grazie al giorno della memoria, nel senso la legge del 2000. Il primo anno facemmo un concerto al teatro comunale, insomma un bel concerto, però poi il presidente Martini dice: ma si può fare qualcosa di più? Io avevo un sogno nel cassetto già da tanti anni, non mi era mai riuscito, nonostante fossi stato amministratore, non era mai riuscito, e dice: facciamo il teatro della memoria. Mi dissero subito di sì e organizziamo questo treno in maniera molto improvvisata, ovviamente. Addirittura allora c'era anche ancora le frontiere abbastanza chiuse e quindi ci fermarono, eccetera, eccetera. Però andò bene, io c'ero già stato, ero stato nel 1982 con Primo Levi, ebbi questo privilegio per andare a vedere il memoriale, sembra incredibile, il memoriale italiano di Auschwitz, che ora è qui a Firenze. Lui venne molto volentieri con noi e dicendo che l'aveva progettato ma non l'aveva mai visto, quindi venne e quindi lì cominciò un po' tutto, diciamo. Non siamo abituati, ma lì nevica tantissimo, si arrivò mi pare a 20 gradi sotto zero e i racconti dei campi di sterminio dicevano che allora addirittura raggiungevano meno 40 sotto zero e loro erano vestiti ovviamente di un solo pigiama, noi eravamo invece molto coperti. E ricordo, ripeto, questi ostacoli che trovavamo lungo le frontiere, ci fermavano il treno, ci facevano scendere, ci interrogavano. Non è come si studia nei libri, ecco, è una sensazione diversa. Diciamo che tutti i sentimenti si annientano e si pensa soltanto alla sofferenza che hanno passato gli internati. La condizione come i tedeschi rendessero l'uomo una macchina, una bestia, ecco, non più un essere umano normale. Il lavoro che ci hanno dato a noi era il lavoro che in quel periodo avevano bisogno di aumentare il personale del Sonderkommando, che poi sarebbe gli addetti che lavoravano ai crematori. La morte col gas era tremenda, la gente non aveva aria, cercava di andare su e dopo cadendo andava uno sopra l'altro e i mucchi erano attorcigliati in una maniera tremenda e dovevano essere districati, tirare fuori, eccetera. E da lì, messi dopo in una era del sottosuolo, venivano messi in un montacarichi. Mettevano 8, 10, 12, dipendeva il peso, e portavati sopra, lì c'erano questi famosi forni crematori, erano 15 bocche di fuoco, erano 5 forni con 3 bocche ognuna. E lì c'era il personale che si dava tutto
erano 12 ore continue, dalle 8 di notte fino alla mattina e dalla mattina fino alle 8. Era un continuo così, si dormiva là dentro, non veniva a contatto con nessuno. E questo era il lavoro che noi facevamo in questi posti, Sonderkommando. Dal 2004 invece cominciamo con i testimoni delle sorelle Bucci che vennero con noi e ne abbiamo sempre, sempre avute. I ragazzi sono sempre trovati bene insieme e quindi praticamente ogni anno, tra virgolette, abbiamo migliorato, soprattutto anche il dopo e durante il viaggio, cosa che non facevamo all'inizio, c'è praticamente una formazione. Cioè i ragazzi continuano a incontrare i testimoni, poi discutono e così via. Queste sono le fondamenta perché hanno trovato così, hanno individuato da poco tempo questa baracca dei bambini. E penso che nessun bambino della baracca sapesse che eravamo qui per esperimenti. Sappiamo ad esempio che quando arrivava qualcuno con un camice bianco prelevava dei bambini che poi non tornavano a dormire alla sera, quindi se poi si presentava un'altra volta un personaggio con un camice bianco, paura c'era. Siamo riuscite a sopravvivere a questo inferno, a tutte le stagioni, per quanto noi siamo rimaste qui 10 mesi, dal 4 del 44 al 27 di gennaio dell'anno successivo, 45, quindi abbiamo avuto un po' tutte le stagioni. Ma stranamente ci ricordiamo solo l'inverno con la neve. Quello che io ho sempre provato, anche dopo in Germania, è stupore. Dicevo, ma perché? Cosa ho fatto? Che colpa ho? Non mi rendevo conto. E non avevo paura, ero solo stupita, anche perché c'erano le capo, che erano quelle che sorvegliavano, erano o polacche o addirittura tedesche, che erano cattive, proprio mi guardavano con odio. Ero interpellata come Schweinejude, che vuol dire ebrea maiale, una bambina di 9 anni, neanche brutta, di solito si guarda con simpatia. Invece proprio con disgusto. E io ho sentito molto questo, perché non riuscivo a capire perché. Nessuno sapeva dell'esistenza di Auschwitz e dei vari campi di sterminio. Per questo, per noi, è stata una tal tragedia vedere quelle persone ridotte in quello stato, vedere queste baracche orribili tutte circondate da filo spinato e poi queste urla che in questa lingua che non capivamo. Non si può descrivere con le parole, l'emozione è veramente tanta. Un anno addirittura invece col treno ne facevamo due. Nel 2005 facevamo due treni perché era l'anniversario della liberazione di Auschwitz. Uno dei momenti più tremendi è stato durante il viaggio per andare a Mauthausen, perché ho provato la prima paura della mia vita, paura vera, proprio di quelle dense. E poi durante la marcia della morte, quando da Interbrück, vicino a Vienna, ci riportarono a piedi a Mauthausen, e lì quasi la metà fra durante il viaggio e arrivata a Mauthausen sono morti. Ecco, quindi quello che barcollava, neanche cadeva, che barcollava un colpo nella testa. Mentre per me la liberazione, non vi so dire come sia stata,
perché io ricordo l'ingresso di questa autoblinda americana nel campo di Mauthausen e poi ho un buco nero nella memoria. Sono stato qualche giorno, non mi domandate se 1, 7 o 10, non lo so quel che sia successo. Io ho avuto un crollo proprio, probabilmente la tensione nervosa è lì dove sempre stare su chi vive, perché era, sai, quando si fanno le selezioni per la camera a gas non è che sia una cosetta tanto semplice, tu passi davanti a tre tutto nudo, se ti pigliano il numero che tu hai in una piastrina legata al polso vuol dire dopo 3 o 4 giorni tu vai in camera a gas. Nel 2006 la prima novità, diciamo, è che appunto il treno non si fece perché c'era stato le elezioni, quindi era difficile, e da lì nacque l'idea di fare invece il meeting. Di fatto faceva parte della formazione, cioè noi decidemmo il 2007, va bene, si fa il treno della memoria, c'è da fare la formazione, sceglievamo il titolo, no, l'argomento del treno e cominciava con il Mandela, dove venivano i testimoni che poi sarebbero venuti a loro volta, non tutti, ma insomma, con il treno, e quindi diventò un pezzo importante della formazione. Riguardava 7-8 mila studenti a volta, quindi non era poco. Ad Auschwitz la vita media era, per quello che calcolano, 3 mesi. Io sono stata proprio 3 mesi ad Auschwitz. E ad Auschwitz non si lavorava. Ad Auschwitz, come negli altri campi, si moriva. E volevo raccontarvi perché si moriva nei campi di concentramento. È difficile raccontare l'irraccontabile, come abbiamo detto 1000 volte con Primo Levi. È molto difficile raccontare la sofferenza, trasmettere il dolore, l'indignazione, la vergogna per gli altri, non per noi. Ad Auschwitz si moriva per fame, per malattie, per freddo, per la selezione successiva all'arrivo con questo famigerato dottor Mengele che portava per l'esperimento i prigionieri, e si moriva per un furuncolo, si moriva per niente, si moriva perché qualcuno è morto della nostra fila, che eravamo in 5, e quindi bisognava rifare la fila perché sennò ti tagliavano come gli avanzi, e ti portavano nelle camere a gas. Si viveva perché un cuoco ad Dachau, dove sono stata 6 mesi, parlavamo dei nomi, un giorno mi ha chiesto: wie heißt du, come ti chiami? Io ho una figlia piccola come te. E mi pareva che il Dio è sceso in terra e mi ha chiesto come mi chiamo, anche perché ero 11.552, sempre, durante un anno di prigionia. E si viveva perché qualcuno ti regalava una patata, si viveva perché qualcuno ti ha regalato un guanto bucato, si viveva perché qualcuno lasciava nella gavetta, che ti buttava per lavare, un po' di marmellata. Questi uomini, questi pochissimi uomini, rappresentavano comunque la speranza, rappresentavano in questo immenso buio, in qualche maniera, la voglia di vivere, di sopravvivere, di andare avanti. I giovani, in particolare, vengono col treno, si preparano. Io dico sempre scienza e coscienza, prepararsi e basta, cioè studiare e basta, lascia un po' a desiderare. Fare il viaggio e basta, una sorta di turismo del terrore, per carità. Le due cose stanno insieme, scienza e coscienza. La coscienza si sposa ovviamente con la emotività, che si prova, posso garantire, se uno ci va se ne rende conto, l'emotività conta, che appena arriviamo e andiamo lì al monumento di Birkenau, noi cominciamo da Birkenau, ogni ragazzo dice un nome di un bambino deportato. Quindi anche questo può sembrare un po' scenografico, no, aiuta a capire, li vedi i ragazzi commossi. Venire qui e incidere delle tracce sul proprio cuore, anche sentire questo freddo che penetra nelle vene, capire che dove noi stiamo pestando ci sono le ceneri di persone che hanno subito delle sofferenze
veramente, veramente atroci e viene i brividi a pensarci, ci fa capire che noi abbiamo un ruolo sociale a cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Noi nella nostra società abbiamo il dovere di continuare a portare dei valori, delle pietre miliari che il passato ci ha insegnato, trasporle, portarle nel nostro futuro. Il giorno della memoria dura tutto l'anno. Purtroppo i numeri hanno importanza, perché sapere che nella seconda guerra mondiale sono morti 65 milioni di persone colpisce, è la popolazione italiana, grosso modo, come quantità. E fa paura? Beh, un po' paura deve farlo, ovviamente, perché i meccanismi sono sempre gli stessi. Crisi economica, debolezza della politica, ricerca di un capro espiatorio, cioè su cui appunto dire scaricare le responsabilità, e poi la ricerca di un capo unico magari che rimedia questa situazione che magari lui stesso l'ha provocata. Senza memoria non c'è futuro, è un modo furbo di dire le cose. Se non c'è memoria non c'è presente, perché altrimenti è comodo, si salta dal passato al futuro e il presente si fa quello che ci pare. Non è così, perché nel presente che si prepara il futuro. Noi continuiamo a farlo perché i ragazzi non sono gli stessi, ogni volta cambiano e quindi non possiamo limitarci a fare un viaggio e poi basta. Non è facile affrontare, sicuramente, soprattutto psicologicamente per noi non è facile perché riviviamo il nostro passato. E quando noi parliamo li vedo quasi sempre con le lacrime agli occhi e questo forse è il loro modo di farci capire che ci sono vicini e io gli sono veramente grata di questo. Si dice che l'Italia non era razzista, che non era nel DNA degli italiani e dei fascisti. Ecco, io credo l'opposto. Credo anzi che questa giornata della memoria, che è importante in tutta Europa, sia molto più importante in Italia, proprio perché l'Italia ha più responsabilità di altri paesi nei confronti dell'Olocausto. Io non so se l'Olocausto sarebbe accaduto se non ci fossero state le leggi razziali messe da Mussolini nel 38. Queste leggi sono state prese in Italia con grande indifferenza. Cioè, va bene, sono leggi così che limitano, vabbè, gli ebrei non possono stare sul tram con gli altri, vabbè, scenderanno, faranno due passi a piedi. Gli ebrei non possono avere una cameriera ariana, e vabbè, perché debbano avere una cameriera ariana? Prenderanno una cameriera ebrea. Cioè l'italiano forse sì, non era razzista, ma era peggio secondo me, perché era indifferente. E l'opposto dell'amore, l'opposto dell'amore secondo me non è l'odio, ma è l'indifferenza. È questo che bisogna combattere. Chi aveva la vostra età in quegli anni, negli anni 30 in Germania, negli anni 20 in Italia, spesso usava quello che oggi viene usato come commento sotto un post, quel tono, l'attacco personale, l'attacco fisico, il pregiudizio, le balle, sono tutti ricchi, imbrogliano, portano via il lavoro, distruggono, mio padre è disoccupato perché loro ci sono, le loro banche ci hanno distrutto la casa. Sentite, queste parole le avete incontrate già, mi sa, no? E non le avete incontrate solo nei libri di storia. Insomma, una giornata come questa è fondamentale, necessaria, importante per questo, per farvi sentire che è dietro l'angolo l'odio che può generare quelle tragedie. Questa è la
veramente impressionante vedere così tanti ragazzi oggi che ascoltano le storie. La cosa più importante che vorrei che ognuno di voi facesse quando torna oggi a casa è riflettere un attimo: che cosa avrei fatto io se avessi vissuto in quel periodo? Dovete pensare ognuno come avrei riuscito a conservare la mia umanità, sia come una vittima oppure l'assassino, il carnefice. Qual è la cosa interna dentro di voi più speciale, più forte, che vi avrebbe potuto aiutare a mantenere la vostra umanità in un posto dove l'umanità è stata cancellata? Come avrete fatto a evitare, a non partecipare alle manipolazioni, alla forza del male? Vorrei credere che la prossima volta che vi capiterà di stare in una situazione dove dovrete scegliere fra l'umanità e fra il male, saprete che cosa scegliere. Filosofi come Hannah Arendt cercano di convincervi che la crudeltà è che si può chiamare banalità del male, che se ciascuno di noi si fosse trovato sotto ordini precisi avrebbe commesso degli orrori simili. Non credete per favore alla banalità del male, il male non è mai banale. Ciascuno di voi sa cos'è il dolore, anche un bambino di 3 anni sa cos'è il dolore. E quindi se noi provochiamo del male a qualcun altro, noi siamo consapevoli del male che procuriamo. Provocare un dolore a un'altra persona non è mai un atto banale. Io vi consiglio di fare un patto di ferro: non procurate mai male a nessun altro. La vostra generazione mi dà una grande speranza, la vostra generazione in Israele, la vostra generazione in Italia, la vostra generazione in Toscana e voi qui che siete presenti.